regista. Io sono una persona nervosa, è vero, isterica, è vero, ossessiva, è vero, ma insomma a Venezia io sono il più calmo, ma diventate tutti pazzi e isterici a Venezia. A Roma nel pomeriggio è tornato il sole, ma guardate che cosa è successo la scorsa notte. Tuoni? No, evidentemente magari ci sarà stato anche qualche concerto, ma noi volevamo parlare del nubifragio. Vediamo se sono pronte le immagini. Credo di sì, ecco. Una tromba d'aria a Roma ieri sera, pioggia, ha causato naturalmente, come spesso accade nella capitale, allagamenti. Il servizio forse non è pronto. A vedere quel che è successo ieri sera a Roma. Tuoni e fulmini non erano previsti nel copione. Dopo quello che hai fatto martedì, noi sentiamo istintivamente di poterti parlare. Tieni, mangia, lo sappiamo che ti piace. Hai avuto un grande coraggio. Hai fatto un gesto molto moderno. Noi siamo timidi, però sentiamo i bisogni di parlare. Sono tutti venduti. Tutti si vendono. Uno più si vende, più è onorato e più è pagato. Hey gang, qui a Chattanooga, Tennessee, qua nel sole ti spacca in quattro, non si sbaglia. Ed ora vi lascio la scena più bella, tratta dal film Morte di un maestro di tè. Che cosa si... Da tono. Nel tè star c'è un gusto così ricco che... E tu vuoi bene a lui? Non siamo in Europa. Scrivete quello che pensate nelle vostre proiezioni private, sghignazzate sui film, poi le recensioni il giorno dopo, tarracchita, tatà, bisogna salvare, eccetera. Ma dite quello che pensate, rispettate questo lavoro, che caspita. Perché non si dice chiaramente come stanno le cose nel Vietnam? Nel Vietnam potrebbe scoppiare una guerra e questa guerra potrebbe incendiare tutto il mondo.
e potrebbe essere combattuta con le armi termonucleari. E la visita di Gorbaciov al Papa viene confermata anche dall'ambasciatore sovietico in Italia, Lunkov, avvicinato dalla nostra inviata alla festa dell'unità di Genova. Sentiamo. Lei ha incontrato Gorbaciov, quindi questa è una notizia ufficiale? Sì. Okay. Ecco, avete sentito proprio telegrafica la conferma di Lunkov. Mangiato in fretta. Mangiato troppo, eh? Goduto molto. Durante le riprese di un documentario sulla vita degli squali azzurri, Larry, per ottenere immagini più spettacolari e fidandosi della presunta non aggressività di questa specie di squali, esce dalla gabbia di protezione installata sott'acqua. Tutto sembra andare per il meglio quando a un tratto uno degli squali gli viene addosso come per strappargli la telecamera e lo morde ad un braccio. Larry riesce a risalire avvolto in una nube di sangue. Guarirà in pochi giorni, ma certo non andrà più a caccia di belle immagini di squali. Che si è fatto? Come l'ha fatto? Ha fattissimo le braccio. Ha fatto una sera. Fondo, che cos'è un autore cinematografico? È l'inventore di un'iconografia. E guardando questo filmato, effettivamente questa iconografia mia particolare c'è, c'è dubbio, sia come fatto antropologico, c'è una scelta di uomini, di facce che è abbastanza particolare. Però questa iconografia è affidata alla pellicola, e questa è la fragilità. È affidata alla pellicola che è poco più, appunto, robusta di un'ala di farfalla. Ecco, in Palombella Rossa il protagonista, Michele, nelle sue continue migrazioni di pensieri oscilla spesso tra pubblico e privato, ad esempio fra il rapporto con il suo partito, il Partito Comunista, e con la madre. Che rapporto può esserci fra la natura dell'impegno politico e la realtà degli affetti? Tempo, arbitro, tempo! Non mi va. È l'unica arma che abbiamo! A stronzo, e fammi una pippa, non vedi sto burina ancora parli, ma senta reggi in piedi, sei alto un cazzo e du barattoli con lo sputo da fuochi, ma va fanculo, va, non vedi che sei, un brutto stronzo. Votate, palloncini rossi in schiacciante maggioranza, la volgarità purtroppo ha trionfato ancora una volta, Michele Apicella esce vincitore dal primo confronto. Ridire il premio. Palombelle, la palomba è il mio tiro preferito, è praticamente il corrispettivo del pallonetto nella pallanuoto, è un tiro maligno perché si finta il tiro forte e mentre tu finti il tiro forte il portiere va su, si alza. E poi tu fai partire il tiro a pallonetto mentre il portiere sta scendendo, perché le gambe non lo tengono su all'infinito, e mentre lui sta scendendo il pallone lo scavalca. Ecco, e io non so perché faccio la palombella dalla parte sbagliata, cioè perché chi non è mancino, chi è destro, dovrebbe farla da sinistra verso destra, perché magari mettendo effetto prende il palo alla sinistra del portiere e entra dentro. Invece la faccio dalla parte. Vucci è stato prorogato di 7 anni. Esso andrà in onda per 7 sere alla settimana. Durerà 7 ore e presenterà ogni sera 77 nuovi cantanti. Mi dicono che è vero. Maurizio Marenson per lo sport. Sono in grado di darvi una notizia bomba. Una notizia bomba sui campionati nazionali di nuoto in pieno svolgimento nella piscina comunale di Napoli. La piscina, per l'occasione, sarà completamente riempita d'acqua. I nuotatori gareggeranno in
costume da bagno e si prevede che al termine della gara usciranno dall'acqua completamente bagnati. La squadra vincitrice dovrebbe senz'altro essere la Virtus Bologna, senza escludere l'affermazione della Virtus Trieste, della Rari Nantes, della Rari Virtus, della Virtus Virtus, della Nantes Nantes o della Rari Rari. Ma mi fanno cenno che è meglio per passare la linea a Sergio Telmon, quindi a te Telmon. Qui Sergio Telmon, l'ex presidente Sukarno si è incontrato ieri a Burano con lo Scià di Persia per discutere l'ingresso di Pordenone nel mercato comune europeo. Rientrando poi in auto a Salonicco, dove ha presieduto una riunione tra il colonnello Patacos e Garinei e Giovannini per l'edizione in greco antico della commedia musicale Angeli in bandiera. Queste le principali notizie di questa sera. Ma sentiamo ora che cosa ha da dirci il nostro Ennio Mastro Stefano. I focolai di tensione internazionale, tuttora esistenti, ci hanno indotto a fare il punto della situazione con un personaggio chiave, direi, della scena mondiale. Il segretario delle Nazioni Unite, Utant. Signor Utant, innanzitutto, una precisazione. Né